Per Termoli, un progetto urbanistico che guarda al futuro, gli amministratori di Palazzo Sant'Antonio attendono il via libera sulla proposta di interramento della linea ferrata in pieno centro cittadino. Il comune di Termoli è rientrato tra i 30 progetti nazionali finalizzati a cambiare l'assetto urbanistico nel centro cittadino, in prossimità della stazione ferroviaria, attraverso l'interramento dei binari. L'idea concorsuale prevede la completa copertura delle rotaie e la delocalizzazione della sottostazione elettrica dell'area di Sant'Alfonso fuori dal centro abitato. Abbassando il livello dei binari ferroviari significherebbe, in un futuro non troppo lontano, chiudere gli stessi e ridare nuova vita negli ampi spazi compresi tra Viale Trieste e Via Dante. Una proposta già fatta recapitare qualche mese fa al ministro Graziano Del Rio e che durante l'ultimo incontro tra i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana e gli amministratori di Termoli ha avuto il nulla osta anche dall'impresa che gestisce il trasporto sulle rotaie. Rete Ferroviaria ha dato disponibilità a realizzare l'intervento, utile da un lato a cancellare i disagi derivanti dall'inquinamento acustico e dall'altro a riconsegnare ai residenti spazi più funzionali grazie alla copertura dei binari. L'idea espressa nella città adriatica è risultata quinta nella graduatoria dei 30 progetti selezionati, presentati alla Direzione Generale dei Trasporti, in attesa del parere tecnico e finanziario definitivo.